Salve cari amiche e cari amici, terzo video del giorno, perché oggi voglio superare la media del mio canale, forse la media nazionale. Mi sento ispirato e visto che mi sento ispirato faccio un video di letteratura. Voglio commentarvi questo eccezionale libro che sto rileggendo forse dopo una decina o una ventina d'anni o una trentina. Meditazione, la prima e l'ultima libertà. Questo è il terzo video commentario che faccio sui libri di Osho Rainish. Qui appare firmato come Osho Rainish. Invece, in quest'altro che sto anche leggendo, La rivoluzione interiore, risulta Bhagavan Sri Rainish. In realtà lui non scrisse nessuno dei suoi libri, perché lui dava delle conferenze, se non mi sbaglio, a Pune, nel suo ashram, non so come si chiamasse. Ma lui dava delle conferenze e c'erano persone che trascrivevano oppure che registravano con quei registratori che avevano delle bobine di nastro. E lui dice giustamente in questo testo che è stato titolato Meditazione, la prima e l'ultima libertà, una guida pratica alla meditazione, edito dalle edizioni Mediterranee. Adesso non so chi lo editi, nel 2018, io lo comprai negli anni 90 o fine anni 80. Però ci sono molte cose che ci promettono libertà, libertà politiche, libertà economiche, la libertà del consumismo, che per carità è necessario, se no non ci sarebbe stato progresso materiale e se no io non mi starei filmando qua adesso. Però il consumismo dà delle libertà relative. In realtà abbiamo lo strumento più potente dell'universo, che è il nostro cervello, e a volte non abbiamo la libertà di utilizzarlo a pieno. Ci strumentalizzano le nostre emozioni, le nostre idee, soprattutto i mass media, i partiti politici, le industrie con la loro propaganda, la loro pubblicità, ci inquinano il cervello. Ormai la gente per passatempo guarda programmi inutili nella tele, si droga, si alcolizza, perde tempo. La meditazione è come dargli una boccata di ossigeno al cervello e metterlo in pausa, ma in pausa cosciente, non narcotizzata, in una pausa dalla quale possa osservare la mente, il suo interno, riscoprirsi, autoscoprirsi. Quindi la meditazione è la prima e l'ultima libertà cosciente e consapevole che si può permettere l'individuo in questo mondo agitato, sempre più convulsionato, con sempre più obbligazioni, con sempre più diversioni che divertono dalla nostra natura, dalla nostra interiorità. Bisogna riscoprirsi individui e quindi bisogna meditare, perché come la lettura e quindi anche la lettura di questo libro, la meditazione si può consumare solo in se stessi, isolati. Non puoi stare in compagnia di un altro meditando perché stai nel tuo interiore. Così come quando sogni, così quando dormi, così quando come leggi. Quindi vi consiglio di leggere la prima e l'ultima libertà, la meditazione, per avere una autoemancipazione. E quindi con queste parole vi saluto, mi raccomando, meditate gente, meditate come diceva Renzo Arbore, e alla prossima.